Una delle massime figure della letteratura italiana del secolo scorso è Marino Moretti, cittadino di Cesenatico, la cui abitazione, divenuta oggi un importante centro culturale, si affaccia sul Porto Canale. Marino Moretti è stato uno scrittore importante per la cultura italiana del Novecento perché ha attraversato tutto il secolo, partendo dall'esperienza della poesia crepuscolare fino ad arrivare alle polemiche letterarie degli anni 70. La traccia di questa sua attività letteraria è ben presente nel suo ampio epistolario e Casa Moretti ha voluto quindi essere un museo, ma anche essere una casa, un luogo d'incontro dove si ritrovano ancora poeti, scrittori, ma anche studenti e docenti che approfittano del materiale che viene conservato all'interno della biblioteca dell'archivio letterario. La prima domenica d'agosto ogni anno a Cesenatico si ricorda un avvenimento dell'epopea garibaldina. Infatti Garibaldi nell'agosto 1849, caduta la Repubblica Romana, si imbarcò a Cesenatico su 13 braguzzi con 200 dei suoi seguaci per andare in aiuto di Venezia assediata.